come allenare la prevenzione nella difesa personale. Allora, intanto l'aspetto della prevenzione è qualcosa di piuttosto ampio, perché implica tutte le, diciamo, meccaniche che riguardano il riconoscimento di una situazione potenzialmente pericolosa e quindi la capacità di essere consapevoli dell'ambiente circostante, che si collega chiaramente nel saper modulare il corretto grado di allerta. A questo si aggiunge la conoscenza di quelle che sono le dinamiche di violenza, ovvero la comprensione di quelle che sono i possibili sviluppi di una situazione, partendo da quella che è l'osservazione dei primi elementi, dell'innesco di una determinata situazione. Senza voler scendere troppo in dettagli, cambia molto la situazione, l'atteggiamento e le possibili soluzioni preventive a seconda che la violenza sia di tipo predatorio. In quel caso grande prevenzione è data chiaramente in un comportamento sicuro, nell'avere, diciamo, fatto a priori un buon safety plan, e quelle che sono invece le dinamiche di violenza di tipo sociale, che normalmente riguardano quelle che sono le problematiche di tipo di dominanza, gerarchiche, territoriali, ecco, che si sviluppano talvolta anche semplicemente in quelli che sono dei conflitti verbali inizialmente, che poi trascendono e degenerano in conflitti fisici. Ora la domanda è: com'è che si può allenare questo tipo di prevenzione in classe? Perché ovviamente in classe, in palestra, uno viene per allenarsi, per, diciamo, sudare, dicendo, usando un termine molto generale, e per faticare, non per fare teatro. Eppure questi aspetti riguardo la difesa personale sono molto importanti. Potremmo dire che la difesa personale riguarda molto di più l'aspetto, diciamo, preventivo che non l'aspetto in sé dello scontro. L'allenamento al combattimento è sicuramente qualcosa che prepara ad avere la corretta mentalità, una mentalità attiva, una mentalità attenta, una mentalità reattiva, ma che semplicemente, se parliamo degli skill di combattimento dal punto di vista, diciamo, nudo e crudo, sono non dico trascurabili, ma sicuramente molto rilevanti. Diciamo che se finisci a fare a botte in una situazione di potenzialmente pericolosa, probabilmente sei stato molto sfortunato, oppure hai fatto molti errori, oppure sei uno che semplicemente un po' se la va a cercare. Per quanto riguarda il come si allena in palestra, se parliamo degli esercizi relativi a una maggiore consapevolezza dell'ambiente, esistono tanti esercizi che riguardano una migliore attenzione sensoriale riguardo a quello che è l'attenzione visiva o l'attenzione uditiva. Ne esistono davvero tanti, alcuni possono essere anche inseriti nel riscaldamento, alcuni possono far parte integrante degli esercizi riassuntivi finali. Farne un elenco sarebbe veramente molto lungo. Basti pensare che semplicemente anche solo reagire a un determinato tipo di comando e stare attenti a che comando è già un esercizio di attenzione sensoriale. Ci sono un sacco di esercizi presi anche da molti esercizi che normalmente sono dedicati alle classi per bambini, come trovo un oggetto, mentre magari si stanno facendo degli esercizi dinamici di evitamento o di combattimento simulato, che possono essere molto utili per abituare la persona, l'atleta, a individuare degli oggetti all'interno della stanza, sia in chiave attiva, ovvero sia posso utilizzare un'arma improvvisata, che in chiave difensiva, nel senso noto che una persona per esempio è armata. Un altro tipo di esercizio molto interessante riguarda l'aspetto delle simulazioni. Le simulazioni spesso vengono erroneamente intese come delle specie di scenette in cui uno interpreta l'aggressore. Molto spesso il classico rapinatore che chiede i soldi e l'atleta, la vittima, si difende contrattaccando, reagendo, eccetera. In verità le simulazioni devono essere qualcosa di molto più articolato, in cui deve essere chiaro e preparato qual è il ruolo dell'aggressore, qual è il contesto e qual è il goal, ovvero sia l'obiettivo che l'aggressore vuole raggiungere, e qual è invece il ruolo del difensore, qual è l'ambiente, quali sono le variabili che deve considerare e qual è considerato un buon risultato.
E dopodiché, dopo aver fatto un briefing in cui questi ruoli separatamente sono stati spiegati, si fa un debriefing e si analizza la situazione. Ottimo è chiaramente lavorare su casi reali, magari sfruttando degli esempi che si possono prendere da telecamere di sorveglianza. E il problema della difesa personale è che è veramente un lavoro tosto da parte dell'istruttore, non c'è niente di così scontato, di così ovvio, ed è un lavoro che richiede ricerca e un minimo di intelligenza e creatività. È chiaro che la lezione, normalmente in classe, deve essere una lezione attiva, una lezione in cui le persone vengono anche per svagarsi, per divertirsi. Di tanto in tanto vanno inseriti anche degli elementi che diano, diciamo, corpo completo a quella che è appunto l'attività di difesa personale e del Krav Maga. Basta.